scrivere l'intera Costituzione su un muro del paese? Dopo aver riprodotto Fontamara per intero su un muro di Aielli, il sindaco del borgo marsicano ha deciso di cimentarsi in un'altra opera, trascrivere con una stampante verticale per pareti esterne i 139 articoli della Costituzione italiana. Ci racconta qual è il significato di questo evento? Ma il significato è insieme sia pedagogico sia simbolico. Volevamo ripetere un po' l'impresa dell'anno scorso, dopo aver trascritto il murales di Fontamara su parete, volevamo lanciarci appunto in quest'altra sfida e abbiamo scelto un testo che secondo noi è il testo più importante per gli italiani, la Costituzione, e l'abbiamo scritta qui a un parco giochi che non è un parco giochi qualsiasi, ma è intitolato Angelo Vassallo, sindaco di Pollica ucciso dalla camorra 9 anni fa nel 2010, con cui noi siamo gemellati con il comune di Pollica. Il riuso degli spazi pubblici, il più delle volte abbandonati, è una pratica di intervento diffusa soprattutto nelle aree urbane, che ha lo scopo di valorizzare a fini sociali il patrimonio immobiliare non utilizzato. Enzo Di Natale, il primo cittadino, ha inaugurato l'opera realizzata dall'artista Angie Mazzullo su un muro di parco giochi intitolati ad Angelo Vassallo in occasione dell'apertura del Festival di Street Art Borgo Universo, che sotto la direzione artistica di Antonio Paloma si svolgerà per tutto il weekend nel comune del Fucino. Passiamo a 360 gradi, partiremo dalla musica, live music e DJ set, performance di danza, social sculpture, audiovisual, installazioni, teatro. Insomma, diciamo che la proposta è davvero trasversale e completa. Durante l'inaugurazione si è deciso di dar voce direttamente alla Costituzione e 12 persone ne hanno letto i principi fondamentali. A proposito di portare la Costituzione ai cittadini, quanto sono importanti queste iniziative e qual è l'elemento, il titolo che maggiormente secondo lei è importante da ricordare oggigiorno? I costituenti vollero dettare principi fondamentali e norme molteplici contenute nella Carta fondamentale, rendendole vive, capaci di prevedere e regolare il futuro, capaci di suscitare un moto di progresso, di avanzamento, di conquiste dei diritti e di conquista sociale. Un esempio di come anche un piccolo comune abruzzese può diventare protagonista e lanciare un messaggio sociale ed educativo. Oltre alla riproduzione delle leggi dello Statuto italiano, se siete in visita nel paese potete ammirare anche il murale dell'artista di street art di fama internazionale Okuda San Michele.